Il vitrectomo, oltre ad avere un sistema di microghigliottinamento, microtagliamento del vitreo di espirazione, ha anche un sistema di infusione, cioè tutto quello che viene asportato dalla cavità vitreale, dall'interno dell'occhio, deve essere infuso, quindi tutto un sistema di controllo della quantità di liquidi che vengono immessi all'interno dell'occhio, è computerizzato, e un sistema di illuminazione. Anche i sistemi di illuminazione hanno subito una grande evoluzione negli ultimi 50 anni. Abbiamo assistito a una miniaturizzazione delle luci e un incremento notevolissimo della potenza. Ricordiamoci che riducendo il diametro di una sonda si riduce di un fattore quadratico l'area di superficie, quindi riducendo il diametro di un tubo del 50%, l'area di superficie di esposizione della luce diventa un quarto. Ecco quindi che la potenza della luce che deve essere infusa deve essere 4 volte tanto. Questo significa che se non abbiamo a disposizione delle fonti luminose super potenti, non possiamo eseguire vitrectomie mini-invasive. Quindi l'evoluzione della vitrectomia è stata dovuta soprattutto alla miniaturizzazione delle sonde, dall'incremento della potenza delle luci, dall'incremento della potenza delle aspirazioni e dell'incremento della tecnologia del microtaglio tramite ghigliottina del vitreo.